I carabinieri del Comando provinciale della Spezia hanno individuato in Svizzera conti correnti e un quadro di scuola caravaggesca riconducibili a Santo Abossida, morto alcuni anni fa e ritenuto vicino alla cosca Farao Marincola di Ciro Marina nel Crotonese. È il seguito dell'operazione Money Monster, che alla Spezia lo scorso agosto aveva portato al sequestro di negozi d'abbigliamento e di beni per 5 milioni di euro complessivi legati a un traffico internazionale di cocaina. Le indagini sono proseguite sulla pista del denaro, sino alla scoperta del tesoretto svizzero, cui risultano eredi la sorella e la moglie di Abossida, al momento non destinatari di misure penali ma di controlli patrimoniali. Secondo gli inquirenti, avrebbero assunto il ruolo di manager gestendo i legami societari che, nel tempo, hanno garantito l'occultamento del patrimonio e il suo reimpiego e reinvestimento. La documentazione sequestrata ha permesso di individuare beni trasferiti all'estero attraverso una società gestita proprio dalle due donne. La società aveva nella disponibilità un quadro raffigurante Bacco attribuito alla scuola del Caravaggio, il doppio di quello custodito alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Quest'ultimo però era custodito nel cavò di un punto franco nei pressi di Lugano. Secondo il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, l'operazione di oggi conferma come la criminalità organizzata cerchi di ripulire e reinvestire ricavi illeciti anche attraverso l'acquisto di opere d'arte. Le ulteriori indagini condotte in territorio svizzero hanno consentito di individuare vari conti correnti e una cassetta di sicurezza con orologi e gioielli per un valore di 700 mila euro. Tra i beni scoperti, 90 tra immobili, terreni e barche di lusso.